Nuovo video perché oggi ti porto in cucina con me e prepariamo una ricetta che mi è stata chiesta da Leonardo, perché Leonardo è un pastaiolo accanito, cioè lui vivrebbe di pasta. Siccome la ciccia, come la chiamiamo noi, cioè la carne, non è che la mangi proprio volentierissimo, se non in qualche occasione, ovviamente devo cercare a volte di inserirla. Quindi perché non preparare un ragù e una pasta al forno? Ora ti mostro come la faccio io. Quindi per prima cosa si parte dagli ingredienti e ora ti mostro quali sono. Ovviamente si parte dal macinato, poi decidi tu quanto prenderne. Cipolla con cui fare il soffritto. Il tutto poi sfumato con del vino bianco, poi ci si aggiunge la passata, che per me la migliore è la Nutti, e un goccino di concentrato di pomodoro e ovviamente la pasta. Per quanto riguarda il macinato, puoi scegliere tu quale prendere. C'è chi compra addirittura quello misto per ragù, io preferisco invece il macinato scelto, che è solo di carne bovina. Quando la carne è bella rosolata, ci aggiungiamo il vino bianco. Io vabbè, non ne ho tantissimo, me lo faccio bastare perché non ho voglia di aprire un altro. Mescoliamo e lasciamo evaporare ben benino. Questo serve solo per dargli un tocco di aroma diverso alla carne. Secondo me li toglie proprio il selvatico della carne, quindi un gocciolo. Una volta che il vino è evaporato, possiamo passare ad aggiungere la passata di pomodoro. E via! Allora, su 800 g di carne, io ho aggiunto 700 g di pomodoro. E ovviamente una bella mescolata. Lasciamo andare per un pochino e poi passeremo al concentrato e ovviamente al sale. Adesso aggiungiamo una generosa dose di concentrato, ok, e saliamo. Poi il sale lo si può aggiustare in seguito. Una bella mescolata in modo che tutto si amalgami per bene, abbassiamo bene la fiamma e copriamo. Benissimo, la pasta è pronta, si sta ovviamente raffreddando e mentre il ragù continua a cuocere, io mi dedico alla besciamella perché non mi piace comprarla e di conseguenza l'andrò a preparare io. Io ho la fortuna di avere il Bimby, Bimby non è l'ultimo modello ma va da Dio e quindi sono andata su il menu e qua ci sono tutti gli ingredienti che servono e che io ho già preparato lì, tranne il sale. Quindi andiamo di besciamella! Insomma, hai notato che la mia pasta al forno Leonardo l'ha apprezzata molto. Se ne è scofanata io non so quanti piatti a pranzo e il resto se l'è mangiato poco prima di cena, cioè tra la merenda e la cena, tipo alle 6:30, un po' stile casa di riposo. E sì, la adora lui, la adora follemente, quindi un mega pollice in su. Fammi sapere se anche tu farei questa ricetta, fammi sapere se ti è piaciuta, se l'hai apprezzata, oppure fammi sapere in caso come la fai tu. Perché so che tanti il ragù per esempio lo mettono con più verdure, io uso solo cipolla.
quindi basta, ti mando un enorme bacione e ti do appuntamento al prossimo video.